Una vittoria al photo finish a Colle d'Anchise, uno spoglio durato 7 ore. Carletto Di Paola con la lista Con voi per Colle d'Anchise. Vice sindaco uscente, la spuntata per soli 7 voti su Rodolfo Spina. Abbiamo delle priorità assolute da affrontare nei prossimi giorni, tipo la riapertura della chiesa madre di Colle d'Anchise, chiusa a causa del terremoto del dicembre 2013. Poi soprattutto dare continuità a tutti i progetti in itinere dell'amministrazione attuale, o meglio dell'ex amministrazione a questo punto. A Spinete vittoria scontata, raggiunto il quorum per l'unico candidato Andrea Romano con la lista Nuova Prospettiva. Le nuove prospettive sono prendersi un po' cura del nostro territorio. Il Molise è una terra a volte mal considerata, quindi a partire da questi piccoli comuni noi giovani, nuove generazioni, dobbiamo rimboccarci le maniche con tanta passione e cercare di fare qualcosa per la propria terra. Non capita tutti i giorni di diventare sindaco del luogo dove sei nato, quindi abbiamo deciso anche di ritornare nei nostri luoghi, grazie veramente alle persone che ci hanno dato questa spinta forte iniziale, perché è fondamentale. Bella la sfida a 3 a Macchia Godena, dove il sindaco Felice Ciccone con la lista Alternativa Civica, 20 voti, il distacco con Roberto Teodoro Carile e 58 con Alessandro Barile. Abbiamo il dovere di riportare i giovani nel paese, tanti giovani negli ultimi anni sono partiti e il nostro primo dovere è quello di riportarli qui. Dobbiamo ripartire dal territorio, dalla certificazione di qualità che ci stiamo impegnando ad avere e poi tante altre cose. A Macchia di Isernia, sul filo di lana, ha vinto l'ex segretario regionale della CGIL Erminia Mignelli con la lista Ancora Insieme. 14 voti di distacco con l'ex parlamentare del PD Franco Narducci. Alcune cose già le abbiamo in programma e che derivano dall'amministrazione uscente, vale a dire la metanizzazione, vale a dire del paese portare la DSL in tutti i borghi, e poi c'è un progetto importante già finanziato che deve essere solamente appaltato, che è quello della cabina idroelettrica, che consentirà l'illuminazione a LED a tutto il paese e quella cosa importante che sarà utilizzata l'acqua e consentirà al comune di Santa Maria del Molise 40.000 euro di risparmio.